Mio caro Albert Einstein, che stai beatamente in paradiso, scusami, sono solo un povero di spirito e non comprendo bene la tua lezione. Tu hai fatto questa considerazione. Quando ho calcolato l'energia cinetica, ossia il lavoro per accelerare una massa da zero a una certa quale velocità definita, in modo relativistico, usando cioè le trasformate di Lorentz al posto della meccanica newtoniana, io, Einstein, ho scoperto un insospettato sottoprodotto di questi calcoli nelle forme di una energia termica che non svanisce alla velocità zero. L'ho chiamata massa energia in riposo, energia che ogni massa possiede anche quando è a riposo. Io ho capito allora che l'ammontare dell'energia è direttamente proporzionale alla massa del corpo e ho affermato è uguale a mc2, laddove m è la massa, c è la velocità della luce nel vuoto ed è l'energia della massa in riposo. Ora, perdonami, io non capisco bene questo. Perché questa energia della massa a riposo è uguale all'energia cinetica della massa? Forse perché l'energia è in un piano 3x3 che può muoversi anche come 3 diviso 3 per la parte reale che si riferisce a quella immaginaria e con ciò percorre un metro come la parte 3 reale riferita a quella immaginaria o la parte 3 di materia riferita a quella 3 di antimateria, per cui il metro va avanti essendo nella parte materiale perché l'antimateria va indietro di un metro. Beh, se noi consideriamo le 6 componenti del volume compresso ad indice 3 più 3, ciò è vero. L'energia a riposo è uguale alla massa materiale riferita a quella antimateriale, che si pone come un flusso lineare di materia, sulla base del retrocedere dell'antimateria. Ma non è del tutto vero che ciò è proprio uguale. Se noi infatti consideriamo la formula, no, che Joule è uguale a W per S, ossia la potenza per un secondo di esistenza, il prodotto della potenza per S non è una velocità. Può essere una velocità di movimento solo in questo caso, che la potenza si moltiplichi per un tempo al quadrato e si divida poi per S. Infatti tutte le velocità devono dividersi per S e non moltiplicarsi. Allora mi domando, perché la velocità C, anche essa, non dovrebbe essere riferita essa pure alla sezione elettromagnetica? Poi chiedo ancora, caro Einstein, se la massa energia a riposo è uguale alla cinetica assoluta della massa, abbiamo in essere due condizioni diverse oppure ne abbiamo in atto una sola? E allora, perché mai non hai aggiunto anche l'energia a riposo per avere tutta l'energia e hai creato solo una relatività generale tra l'una e l'altra
che poi è usata dalla scienza come se fosse tutta l'energia. Io faccio un esempio facile da capire. Se divido 10 masse per 9, ottengo il flusso unitario di una massa e il residuo di un decimo. È una massa a riposo fino a che io non la divido ulteriormente per 9. Io penso che l'unità sia sempre data da quel 10 moltiplicato per quel residuo di un decimo. Infatti 10 decimi è 1. È infatti anche vero che nella equazione di un decimo uguale riposo, se quel resto si muove e si sposta dal primo membro al secondo dell'equazione, si inverte in queste due forme: 0 uguale riposo più 10 e anche in 1 uguale riposo per 10. E vediamo benissimo che un decimo si è invertito in 10, sommato oppure moltiplicato a seconda che nel primo membro rimane 0 oppure 1. Ma se noi non aggiungiamo i due membri, come accade quando diciamo che un uomo è uguale a un uomo, e possiamo fare questo confronto se abbiamo due uomini, se non li aggiungiamo i due membri, noi non abbiamo né tutti e due gli uomini, né tutte e due le energie, quella a riposo e quella in movimento. Perché tutta l'energia è data da quella in riposo sommata a quella in movimento. Non lo credi anche tu, caro Albert Einstein? Io reputo che il resto di quel decimo che giace nella sezione che non si muove, quella dell'energia, la rende più grande di uno, per cui 300 milioni di metri cubi avanzano solo di 299.792.458 metri ogni secondo, pur essendo sempre 300 milioni di metri cubi al secondo. E questo a causa della sezione che comprende non solo la sezione unitaria, ma anche quel residuo che tu non hai calcolato, avendolo messo solo in questa generale relazione. Vedi, l'errore in cui sono caduti tutti quanti i fisici è di non aver considerato la relatività generale nella sua totalità, ma solo in questo uguale a quest'altro, non avendo aggiunto anche il residuo. A questo residuo che è messo in movimento totale non c'è tutta l'energia che sta sia nel residuo sia in tutto il suo cinematismo. Ma perdonami, caro Einstein, se sembra che io ti voglia insegnare qualcosa. No, io non voglio insegnarti qualcosa. Tu hai capito che la relatività generale esisteva tra questo residuo e lo stesso residuo quando era messo in movimento, e gli uomini stanno attuando soltanto questa tua formula in uno dei due membri, dimenticandosi che i membri sono due e che quindi è da aggiungere il residuo che non si muove, che è stazionario, che è fermo, a quello che è quando è messo in movimento, perché gli stati della nostra realtà fisica sono due: sia quello dell'essere bloccato nella sezione, il residuo, sia quello che quel residuo si mette tutto in movimento.
Ma poiché i geni che abbiamo oggi nella fisica considerano solo uno dei due membri, ossia quei 299 milioni e rotti di metri al secondo, dimenticandosi che esiste nell'altro membro la sezione con il residuo, il pateracchio lo fanno i fisici, non l'hai fatto tu, perché quando tu hai detto che il residuo era uguale al residuo messo tutto in movimento, hai detto una cosa assolutamente impeccabile. L'errore l'hanno fatto tutti quanti quelli che, partendo da questa relatività tra due membri, non hanno pensato che il totale è dato dai due membri. Perché accade sempre così. Ogni reale equazione è fatta ed esiste tra due enti che esistono tutti e due. Se vogliamo sapere tutta l'energia, dobbiamo sommare tutti e due, e non la relatività che esiste tra i due. Per cui, caro Albert, io non sto facendo un'osservazione critica a te, ma all'uso reale che hai fatto della tua formula. Grazie per il tuo preziosissimo contributo, caro Albert Einstein. In fede e in verità, tuo affezionato Romano Amodeo, Nuova Scuola Italica di Filosofia. Postscriptum. Perdonami se sembro un presuntuoso. Io sono solo un povero di spirito, un architetto che è assolutamente povero di spirito nella conoscenza della fisica. Ho solo la facoltà di ragionare. E si può ragionare sulla fisica, anche non conoscendola. Perché, per quello che ho fatto conoscere, se esiste un'equazione, esistono tutti e due i membri. E se noi vogliamo sapere tutta l'energia, è quella di un membro, è quella dell'altro membro. Bisogna sommarli. Invece la nostra scienza, così perfetta nelle sue osservazioni scientifiche, poi difetta nella capacità di ragionare delle scoperte. Ed è caduta nel tranello di una relatività generale tra due membri, prendendone in considerazione solo uno. Ossia, ha considerato solo il flusso e si è dimenticato che esiste la sezione del flusso. Ma tu quella sezione del flusso con il residuo l'avevi ben messa in evidenza e avevi posto in essere proprio l'uguaglianza tra la sezione contenente il residuo e la sua dinamica. Non è colpa tua se i nostri bravi scienziati difettano un po' in quella facoltà che, a quanto pare, io, che non ne capisco niente di fisica, conosco e per la quale mi aspetto veramente un giorno o l'altro un bel premio Nobel in fisica, perché il know-how, il conoscere che cosa si scopre, è più importante di quello che si scopre, perché se non si capisce quello che si scopre, si sono conosciuti dei bei numeroni e non si arriva a capire che senso abbiano. Caro Albert, io confido che tu in paradiso mi dia un aiuto a far arrivare a destinazione questa mia lettera nel luogo più utile in cui arrivi, ossia a quei tanti o pochi fisici che si mettano finalmente a ragionare. Ma mi chiedo, esistono costoro? Beh, se ne esiste qualcuno, caro Albert, tu lì in paradiso aiuta questa lettera a te, che io ho fatto in pubblico, ad arrivare là dove possa servire, perché ne va di mezzo l'unificazione della fisica. E l'unificazione esiste quando i due membri dell'equazione sono considerati tutti e due nella loro unità.
allora rimarrà quel flusso di 300 milioni di metri cubi al secondo, che sono proprio al quadrato quel 9 che è tutto il movimento della massa 1 nel suo ciclo 10. Ciao.